Andrea, tua sorella è appena uscita. Lo so. E infatti sono qui per te. Ah, sì? Ah. Hai bisogno? No, il collo è tutto a posto, grazie. Che poi non è che il mondo gira tutto attorno al collo, eh? Senti una cosa, io e te dobbiamo parlare. Sì. Tu sei innamorato di mia sorella, vero? Beh, sì. E saresti disposto a stare con lei nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, finché morte non vi separi? Certo, certo, anche perché molto probabilmente quel bambino è anche mio, quindi... Certo, per cordoglio di Moncello. Sì, vabbè. Senti una cosa, tu mia sorella la conosci, no? È una sciroccata. Sì. Solo tu la puoi salvare. Io? E come? Allora, domani, per prima cosa, tu ti autoproclami suo fidanzato. E se... E con autorità! Sì, ma se lei non volesse... Ma questi sono dettagli. Allora, per prima cosa, tu domani la accompagni alla sua prima ecografia. No, questo non è possibile. Mi ha proprio detto che ci vuole andare da sola, quindi... Sì, ho capito, ma si è mai visto un ragazzo che abbandona la sua ragazza il giorno della sua prima ecografia? Eh no, questo no. Il fidanzato sei tu. Il fidanzato sono io. Bravo. Così mi piace, eh? Maschio. Mm? Maschio.